Io era 40 anni che stavo guardando se riuscivo a vedere una certa realizzazione. E fortunatamente sono passati 40 anni e finalmente siamo arrivati ai portici, perché noi siamo partiti dalle terme, siamo partiti dalla spa, dalla grande sala della bellezza e dagli ambulatori, poi finalmente siamo arrivati in questa realizzazione che ci porta ai portici. Quindi questo è un fatto molto importante. Allora, quello che è bene da tenere presente, che cos'è che noi volevamo fare? Volevamo fare a Bologna il quartiere della salute più, ma un quartiere non tanto per dire così ho fatto qualcosa, ma se noi pensiamo che abbiamo le terme, abbiamo creato le terme con un percorso che è partito dalle Felsine, abbiamo fatto 6 km di condotte sotto Bologna, abbiamo creato le terme, abbiamo creato una grande spa, abbiamo creato 20 ambulatori, abbiamo creato il più grande body che oggi possiamo avere e realizzare, dove a un certo momento ci sono risonanze, c'è TAC, ci sono tutti i mezzi possibili e immaginabili per quello che è il fatto clinico e diagnostico. Quindi io credo che effettivamente questo posto si possa veramente chiamare il quartiere della salute più e possa essere un centro molto importante, non solo per il quartiere, perché qui abbiamo l'università, abbiamo la ferrovia, la stazione, cioè ci sono tante cose importanti. Ma molto importante perché, per la città, perché un domani uno viene a Bologna e ha un problema e dice: ma dove devo andare? Se tu sai che c'è il quartiere della salute, vieni qua e se non riusciamo noi ti indirizziamo. Cioè bisogna capire che il quartiere della salute è un fatto importantissimo per tutti, perché diventa un punto di riferimento dove o trovi il servizio o ti indicano dove trovare il servizio sanitario. Siamo in un luogo magico, 500 metri quadrati a disposizione del quartiere della salute più del gruppo Monti, nel centro storico di Bologna, a un passo dalla stazione ferroviaria e dalla stazione dei Pullman, quindi assolutamente centrale. In questo modo completiamo la nostra proposta del quartiere della salute più, dove offriamo ai nostri ospiti, ai nostri utenti percorsi di salute e percorsi di benessere. Che cosa si farà in questo spazio? In questo spazio si possono fare molteplici cose. Intanto c'è il tema dell'accoglienza, la possibilità di avere informazioni, la possibilità di acquistare prestazioni, pacchetti e prodotti del Villaggio della Salute più del gruppo Monti. Poi c'è uno spazio dedicato invece alla ristorazione, bar e ristorazione, e non sarà una roba normale, ma è invece il frutto di un percorso focalizzato sul tema della salute e del benessere, per cui un'offerta food che è focalizzata e finalizzata a questo tema, per cui significa materie prime di un certo tipo, percorsi di conservazione di un altro tipo, percorsi di cottura e di elaborazione assolutamente rispettosi di alcuni parametri che fanno diventare questi prodotti alimentari di grande qualità focalizzati al tema della salute e del benessere. E poi c'è questo luogo magico nel piano inferiore con questo bosco di ulivi dove è possibile fare dei percorsi di benessere, di respirazione, di forest bathing e quindi una giornata da trascorrere qui nel quartiere della Salute Più, avendo a cuore il tema della salute e del benessere. Beh, è una bellissima ulteriore iniziativa del gruppo Salute Più, del gruppo Monti. Mi fa molto piacere essere qui come Concommercio Ascom di Bologna, li abbiamo seguiti anche in questa nuova avventura. Ben vengano gruppi e imprenditori così che guardano anche
a completare quelli che sono i propri progetti all'interno di un tema del benessere fisico e psicologico come da sempre il gruppo Salute Più svolge, e poi è importante anche che ci sia una riqualificazione che arriva in effetti fino al portico, cioè in sostanza mette nelle condizioni anche in via Ernerio di avere un ulteriore punto di attrazione di qualità di cui ce n'è sempre bisogno.